need motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Buonasera, buonasera a tutti, eccoci, buon sabato sera a voi tutti cari amici in visione, gentili telespettatori, gentili signore anche in visione di questa trasmissione. Io resto al sud, 30ª puntata, beh, non sono poche. Abbiamo raccontato dunque, facendo un rapido, proprio semplice e veloce, calcolando 3 eventi a puntata, abbiamo raccontato sino a ieri sera 87 eventi, con gli eventi di questa sera diventeranno 90, sono davvero tanti. Abbiamo raccontato eventi in questa lunga nostra estate di Puglia e Basilicata, di paesi piccolini, di comuni anche molto grandi ed importanti, ma non finisce qui. Ci proiettiamo subito sulla puntata di questa sera, saremo in collegamento con Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Ci sarà Rebecca per la 6ª edizione della Festa Contadina. Poi ancora andremo a Ruffano nel Salento, quindi per la 10ª edizione della Sagra del Peperoncino con la nostra Daniela Guastamacchia. Ed infine torna questa sera, sono felice di salutarlo, il nostro Francesco Cutro, il Globetrotter di Basilicata, con la 49ª edizione della Sagra del Formaggio Pecorino, sarà a Filiano. Bene, questi gli appuntamenti di stasera. Vi dico, io ho visto già delle immagini, sono davvero spettacolari, 3 eventi molto molto belli e divertenti. Non perdiamo altro tempo ed allora, come sempre nella nostra anteprima, andiamo a guardare le cartoline che giungono dai comuni per conoscerli meglio. La prima cartolina l'ha confezionata per noi la nostra Rebecca e ovviamente riguarda il comune di Santeramo in Colle. Buonasera Filippo e buonasera a tutti gli amici di Io Resto al Sud. Io sono a Santeramo questa sera, pronta per il collegamento di oggi, un comune di circa 25.000 abitanti in provincia di Bari e tra l'altro è uno dei comuni più alti delle Murge centrali. Fa piuttosto freddo, d'inverno ma anche d'estate l'aria si fa sentire. I suoi abitanti si chiamano Santermani. Boschi, grotte, valli e altipiani caratterizzano il territorio. Le murge naturalmente la fanno da padrone, insieme alla nebbia che spesso avvolge questo paesino, specie in inverno, regalando un alone di mistero ai boschi di querce. È il comune in media più freddo del comprensorio barese. Il borgo antico di Santeramo in Colle, un tempo munito di fossato e mura di cinta, venne ampliato nel XVI secolo con la costruzione del castello, oggi Palazzo Marchesale Caracciolo Carafa. Oggi all'interno del Palazzo Marchesale, nell'atrio, è possibile visitare la mostra Ritorno a Santeramo dell'artista locale Francesco Netti. Il centro storico di Santeramo in Colle conta 12 edifici religiosi, tra i quali il più importante è la chiesa di Sant'Erasmo, vescovo e martire, patrono della città. Siamo qui per la 6ª edizione della Festa Contadina, una festa che ci porterà a scoprire antichi costumi e tradizioni rurali. Io vado in postazione, vi aspetto lì. Grazie alla nostra Rebecca e ora ci spostiamo, andiamo nell'Eccese, siamo a Ruffano per questa 10ª Sagra del Peperoncino. La cartolina di Ruffano l'ha confezionata per noi Daniela Guastamacchia. Buonasera a tutti, io sono in questo piccolo ma splendido paese che si chiama Ruffano, con circa 9.700 abitanti in provincia di Lecce. Uno tra i borghi più autentici d'Italia, con il suo caratteristico borgo che trasuda storia. Infatti la città ha origini molto antiche, probabilmente pre-romaniche, secondo alcune teorie. Il nome deriva da un centurione romano di nome Ruffo, o Rufus, a cui fu donata questa terra durante la dominazione romana del Salento. Un'altra ipotesi sostiene invece che il nome Ruffano si riferisca all'elevata presenza di cespugli di rovo. Il centro storico di Ruffano custodisce veri e propri gioielli di architettura, tra cui la settecentesca chiesa della Natività di Beata Maria Vergine di Ruffano, che rappresenta un eccellente esempio di architettura barocca. Al suo interno si possono ammirare i suoi numerosi altari e gli affreschi situati nelle cripte del Crocifisso e di San Marco.
La chiesa della Madonna del Carmine è da secoli un punto di riferimento religioso per la comunità locale, chiesa rupestre risalente al XII secolo, è costituita in un importante luogo di culto bizantino, è il castello Brancaccio, sorto sulla zona più elevata dell'abitato. Il castello, ora palazzo Pizzolante Leuzzi, è composto da un nucleo più antico, tardo 400, e da una parte aggiornata in epoca barocca. Ma stasera io sono qui per raccontarvi una festa davvero simpatica e divertente e soprattutto piccante, perché il protagonista di questa serata sarà il peperoncino. Rimanete con noi. Grazie Daniele, ci racconterai l'appuntamento più piccante del Salento, questa sagra del peperoncino. Ed ora ci spostiamo, andiamo in terra di Basilicata. Più che una cartolina, diciamo, abbiamo pensato di proporvi questo splendido video realizzato proprio dalla Proloco di Filiano che presenta il territorio. E allora ce lo guardiamo assieme. Splendide immagini, ci hanno presentato le bellezze del comune di Filiano, dove questa sera Francesco Cutro ci racconterà la 49esima sagra del formaggio pecorino. Bene, questi sono i comuni collegati con noi, gli eventi che vi racconteremo tra pochissimo. Voglio solo ricordare che è possibile seguire le trasmissioni di Antenna Sud e questa trasmissione non solo grazie al nostro canale in digitale terrestre, ma anche sui canali social, quindi sulla pagina Facebook, sul sito. Potrete trovare sempre le nostre dirette e seguire ogni tipo di trasmissione, compresa Io Resto al Sud. Se andate sulla nostra pagina Facebook, magari mettete anche un like e vi diciamo grazie. Grazie come sempre anche per l'attenzione che ci riservate in tutte le nostre trasmissioni. Ora invece ci fermiamo solo per due minuti. Mettetevi comodi perché la festa sta per iniziare, ma ora c'è il break pubblicitario. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. Sono le 21:33 minuti, e allora apriamo subito i nostri collegamenti live
con i tre eventi di questa sera e andiamo a trovare, a salutare la nostra Daniela Guastamacchia in quel di Ruffano, in provincia di Lecce, per la decima sagra del peperoncino. A te la linea, Daniela. Daniela? Non ci sente? Vabbè. E allora in attesa che Daniela possa ripristinare il contatto telefonico, andiamo a salutare la nostra Rebecca Epifani a Sant'Eramo per la festa contadina, sesta edizione, a bordo di una bella carrozza. Rebecca! Buonasera a tutti gli amici di Io Resto al Sud, gli amici che ci seguono da Facebook. Io sono a bordo di una carrozza, guardate come si sta sviluppando il nostro programma, addirittura da casa oggi sono arrivata così a Sant'Eramo io, in carrozza, si viaggia insomma di lusso, di classe posso dire. Anzi no, facciamo un salto indietro nel tempo perché questa è la sesta edizione di questa festa contadina che ci porta qui a Sant'Eramo e noi stiamo arrivando proprio nel centro della piazza dove poi si svolgerà questa sesta manifestazione a bordo di questa carrozza. E accanto a me io ho due principini azzurri, guardate come sono belli, come vi chiamate? Mattia. Francesco. Ma è la prima volta che siete su una carrozza? No. Ecco, io viaggio in compagnia, sono proprio custodita bene. Lui mi avvisa quando partono i cavalli perché ci sono certi contraccolpi che stavo già volando via. Io giù, il microfono, la telecamera, il mio cameraman stava sudando freddo, ma siamo pronti. Ecco, dietro di noi il seguito di altre e tante carrozze, siamo 50 in totale, allestite in maniera diversa, chi ha la musica, chi ha le piume, insomma. Questo è quello che sta succedendo qui a Sant'Eramo ed è solo un antipasto. Molto interessante. Allora, tra quanto tempo più o meno arriverete poi nella piazza? Hai un'idea? Serve tempo ancora? Io stimo 5 minuti, forse abbondanti, perché non conoscendo le vie di Sant'Eramo mi sto facendo un bel tour anch'io, quindi sto scoprendo in che via siamo, è un po' a sorpresa questo percorso. E quindi diciamo che secondo me tra un 5 minuti potremmo essere in piazza, ma vi tengo super aggiornati. Grazie Rebecca, grazie. Allora ci vediamo tra pochissimo da Sant'Eramo per raccontare questa bella festa contadina. Io non so se Daniela ora ci ascolta, speriamo di sì. Daniela, ci ascolti? Da Ruffano? Evidentemente c'è qualche problema sull'ibrido, se è possibile risolvere. Io non sento niente, ragazzi, io non sto capendo più niente. Per favore avvisa, ecco, chiedo alla regia di supportarci in questo. Evidentemente c'è qualche problema nel collegamento sull'ibrido, quindi non riesce ad ascoltare la nostra chiamata, Daniela. Quindi dovremo ripristinare tutto questo prima di ripartire con i collegamenti. Bene, nel frattempo intanto anche il collegamento di Filiano credo possa essere attivato. A Filiano abbiamo il nostro Francesco Cutro, che come sempre dalla Basilicata ci racconterà di un'altra bellissima iniziativa, che è questa 49esima sagra del formaggio pecorino, quindi una delle più importanti sagre della terra di Lucania. Tra l'altro questa sagra ha il patrocinio culturale intangibile della regione Basilicata, quindi è considerata davvero una delle sagre più importanti del territorio lucano. E ancora qualche istante, dobbiamo pazientare, nel frattempo spero possa essere risolto il problema del collegamento audio, quantomeno, perché il video ce l'abbiamo e la vediamo con la nostra Daniela Guastamacchia. Se ci ascolta magari possiamo riprovare. Daniela, ci ascolti? Ascolto benissimo, ora ci ascolta benissimo. Sì, c'è stato un piccolo problemino.
Perfetto, allora abbiamo sentito prima i mariachi che purtroppo si sono allontanati e ora volevo chiedere di fare un pezzo per noi per Io Resto al Sud. Siamo qui in compagnia della protagonista, oltre che il peperoncino, di colei che ha organizzato questo evento, devo dire meraviglioso, bellissimo, suggestivo. Monia Saponaro, ciao Monia, che fa parte dell'associazione SOAP. SOAP sta per Osserva Ascolta Parla, Made in SOAP, e organizziamo questa festa, Maru, il peperoncino in festa, insieme ad un'altra associazione, Idee in Movimento, ma poi diciamo che è un evento che viene organizzato con l'aiuto di tutte le associazioni presenti sul territorio. Festeggiamo quest'anno la 10ª edizione e siamo veramente felici di aver raggiunto un traguardo che non immaginavamo all'inizio di questa avventura. Diciamo che la festa è stata amata dal primo momento già dalla gente a Ruffano e dal circondario, e quindi siamo veramente contenti di essere arrivati fin qua. Perfetto, Monia. Allora, ricordiamo che questa è la 10ª edizione di questo evento, importantissimo, e soprattutto ricordiamo che questo è l'inizio, perché domani ci sarà un altro evento sempre legato a Peperoncino, quindi questa è la prima serata, questa possiamo dire la grande festa. Ma stasera siamo curiosi, ci sarà anche una gara? Allora, la gara di resistenza al piccante è in realtà domani. È domani, peccato. È domani, peccato. Allora la faccio io. Va bene. La gara di resistenza. Sì, sì, okay. Stasera diciamo è la serata degli spettacoli. Avete potuto vedere appunto i mariachi. Abbiamo anche visto un altro spettacolo carino che era la Parata di Vivi, che prende diciamo spunto dal Dia de los Muertos. Abbiamo voluto omaggiare le terre di origini, diciamo, no, del peperoncino, quindi l'America Latina. Poi abbiamo un gruppo di ragazzi che suona la pizzica in un'altra strada, un altro gruppo di ragazzi che fa una jam session di cantautorato, e alla fine della serata diciamo concludiamo con una musica balcanica, folk, perché questa è la serata della festa. Domani avremo di nuovo la pizzica, jam session e appunto il clou e la gara di resistenza al piccante, dove avremo diversi partecipanti. Perfetto. Ma ricordiamo, diciamo, il punto cardine di questa sera è anche e soprattutto il peperoncino. Quindi ricordiamo che durante questo evento, che noi diciamo cercheremo in tutti i modi di farvelo vedere da tutti i punti di vista, anche culinari, vedremo che ci sono, pensate un po', ho trovato il gelato al peperoncino, le marmellate al peperoncino, abbiamo la carne col peperoncino, ma quella insomma un po' già si conosce. Ma anche il rustico, il pasticciotto leccese, sono tutti declinati al piccante, la salsiccia lardellata col piccante, insomma avremo, si può degustare andando in giro per gli espositori, presso gli stand gastronomici, qualsiasi ricetta appunto a base di piccante. In più ovviamente ci sono anche, c'è anche la possibilità di mangiare normalmente per chi invece il piccante non lo mangia, chiaramente, però diciamo è tutto declinato al peperoncino, dal più piccante al meno piccante. Quindi questa può essere quindi definita veramente la festa più piccante del Salento. Sicuramente, non ce ne sono altre. Guardiamo che bella scenografia qui dietro, che bello qua, guardiamo anche l'illuminare. Filippo, è uno spettacolo questo paese. Davvero incantevole, poi la buona musica. Incantevole. Quindi c'è tanta allegria anche... E abbiamo detto, questo è l'appuntamento più piccante del Salento. Poi tu ti sei vestita anche di rosso, quindi sei assolutamente a tema. D'accordo? Assolutamente. Ci vediamo tra poco. Sì. Grazie, grazie Daniela. Ascoltiamo ancora uno stacco dei nostri amici. Musicale? Mariachi, bello, bello, bello. Una bella festa, l'applauso lo faccio io. Ecco l'applauso. Studio. Grazie, bellissimo. Daniela. Ci vediamo tra poco, grazie.
Ed ora abbiamo detto della festa contadina di Sant'Eramo. Bene, avete visto, la nostra Rebecca era già sulla carrozza, perché c'è questa sfilata di carrozze d'epoca che poi giungerà nel centro di Sant'Eramo. Però la nostra Rebecca ha realizzato un servizio prima che questa sfilata di carrozze avesse inizio, e ce lo guardiamo assieme. Eccolo. Grazie per il collegamento, ancora buonasera a Filippo e agli amici che ci seguono da casa. Come vedete, il mio viaggio con gli animali non è finito, ma prima di presentarvi gli animali vi presento i responsabili che hanno curato questa sfilata, in effetti, di carrozze. Ci portiamo un po' indietro nel tempo. Innanzitutto i vostri nomi. Piero Ciacciulli. E? Marica Ciacciulli. Allora, come mai nasce questa sfilata di carrozze, che sono 6 anni, mi dicevano, che viene portata avanti, poi tantissime carrozze? Sì, sono 6 anni, è una passione che noi abbiamo da ragazzi, da me, l'ho trasmessa anche a mia figlia, e organizziamo questa bella sfilata. È bella perché ci riporta in qualche modo a rivivere come un tempo la mobilità antica, che ci si spostava proprio con queste carrozze che hanno poi modelli molto diversi, ma sono anche guidate da animali diversi. Da una parte vedo i cavalli, dall'altra parte vedo anche i buoi. Certo. Che animali sono? Quanti sono? Allora, abbiamo questi 4 buoi che conduce il signor Andrea Pantone da Potenza. Poi abbiamo diversi attacchi, diverse carrozze, abbiamo attacchi singoli, pariglie di diverse razze, carrozze storiche, carrozze nuove. Siamo tutti quanti dei amici, e per questo cogliamo anche questa occasione per riunirci e vivere insieme momenti che ricordiamo nel tempo. Non per questo oggi siamo qui, per la 6ª edizione della festa contadina. Ecco, io vi mostrerei anche l'acconciatura, perché i buoi sono stati in qualche modo decorati e fatti partecipi anche della festa. È una cosa molto bella. E sono 6 anni che questa manifestazione va avanti, questa sfilata va avanti. Qual è lo stupore che vedete negli occhi della gente? Tutti quanti aspettano con gioia questo momento, anche per vedere il paese vivo e pieno. Come dicevo prima, oltre ai Sant'Ermani abbiamo tanti amici forestieri che vengono a trovarci da più punti della Puglia. Ogni anno ci deliziano con attacchi diversi, nuovi attacchi. Come ad esempio quest'anno anche noi abbiamo preparato un nuovo attacco esclusivamente per la festa contadina, un attacco di formato da 6 cavalli frisoni. In questo attacco la particolarità è che c'è un puledro di 36 mesi che rappresenterà, diciamo, la nostra scuderia. Ecco, insieme siamo molto forti e la nostra unione ci porta a realizzare questo. E crea uno spettacolo che fa sognare ancora grandi e bambini. Io non vedo l'ora di salire a bordo, anche se a questo punto della puntata potrebbe anche essere che io ci sia già salita, questo lo scoprirete solamente voi. E vivremo questa esperienza, per me unica, ma anche per chi la guarda da casa, certo, eccezionale. Ma ogni anno anche per noi ci sono emozioni diverse, quindi non si finisce mai di vivere le emozioni con i cavalli. Allora, insomma, partiamo per questo tour, grazie delle vostre chiacchiere, dei vostri racconti, e partiamo per questo viaggio, ancora una volta. Grazie, grazie mille, grazie a tutti. Beh, Rebecca ci ha raccontato un po' anche dietro le quinte di quella che poi è la sfilata. Andiamo un attimo sulle immagini proprio da Sant'Eramo, la sfilata dei carri che continuiamo a seguire. Guardate, queste sono proprio le strade di Sant'Eramo, questo uno dei carri che fa parte di questo lungo corteo. Torneremo a parlare di questo, ma io vorrei andare a Filiano dal nostro Francesco Cutro. E intanto buonasera Francesco, bentornato, bentrovato, a te la linea. Buonasera Filippo, buonasera a te, ai nostri telespettatori, a chi sta continuando a seguire in questa 30ª puntata Io Resto al Sud. Sono tornato, anzi sono ritornato a Filiano. L'ultima volta, se non ricordo male, ci eravamo lasciati con un biscotto inzuppato in un bicchiere di Aglianico, ma questa sera siamo qui per parlarvi e per raccontarvi la 49ª sagra
del pecorino di Filiano e dei prodotti caseari, perché Filippo, non è solamente il pecorino a fare da padrone in questa sagra, perché come ci spiegherà il sindaco di Filiano, il pecorino è sicuramente il prodotto DOP, quello che era maggiormente riconosciuto nella tradizione enogastronomica regionale e nazionale, ma Filiano vuole imporsi anche per altri prodotti e per l'importante attività economica che viene fatta nel mondo caseario. Sì, intanto buonasera a tutti e grazie a voi per insomma, questa vetrina che ci state dedicando. Filiano non è soltanto pecorino, ma è terra di prodotti lattiero-caseari e nella presentazione di questa sera di questo logo che affiancherà lo stemma istituzionale abbiamo proprio scelto la parola terra proprio per esprimere quello che è il valore della tradizione, della storia e della cultura di un territorio. E quindi non è soltanto pecorino, ma con ben quattro caseifici che presenti sul territorio, Filiano si può confermare come territorio proprio di questo settore. Sindaco, se dovessimo considerare i due anni di stop a causa della pandemia, una sagra che ha superato il mezzo secolo. Sicuramente l'anno prossimo sarà il 50° delle, proprio delle edizioni realizzate e domani per l'occasione realizzeremo una treccia lunga 49 metri proprio ad indicare ogni metro una edizione. Quindi domani vi invitiamo anche qui a Filiano domani pomeriggio. Quindi chiaramente Filippo l'invito per i nostri telespettatori, chi ha la possibilità domani di venire qui in Basilicata, in questo splendido borgo. Noi abbiamo già fatto un giro preventivo, quello che vi racconteremo in questa puntata saranno anche i quattro laboratori, una bellissima iniziativa che viene sviluppata qui per il quarto anno, dove si coniuga anche informazione, cultura e gusto, ma di questo Filippo ne parleremo nei prossimi collegamenti. A te la linea. Grazie Francesco e grazie ovviamente anche al sindaco di Filiano. Torniamo ora invece da Daniela, torniamo a Ruffano per questa sagra del peperoncino. Daniela, a te la linea. Eccomi qua in questo momento. Siamo davanti a una cosa particolarissima, parliamo di gelato perché tu lo sapevi che c'è il gelato al peperoncino o comunque gelato di vari gusti col peperoncino, è una novità che si utilizza principalmente in questa occasione, ma è un tipico, diciamo viene prodotta anche per la vendita tipica delle gelaterie, viene insomma, è soltanto adesso? No, allora questa gelateria, la gelateria La Grotta, sempre qua a Ruffano, è con noi con la festa dalla prima edizione. Okay. Per cui diciamo l'esperimento di aggiungere il peperoncino piccante comunque esiste già perché sì. Si fa nel cioccolato, sono delle ricette antiche, parliamo dei Maya, per cui insomma il cioccolato al peperoncino risale ai Maya, c'è no? Cioccolato, famosissimo. Ma c'è la cioccolata anche, famosissima. Anche, cioè, se avete visto il film Chocolat, insomma il peperoncino era assolutamente usato allora, nella voglio cioccolata. Capire un po' i gusti qui qua. Ci sono vari gusti, certo, adesso lo fa Sara. Allora, ciao, Sara. I nostri gusti sono i prodotti tipici salentini come il pasticciotto, la mandorla, le noci, la mandorla amara, ma anche lo scagliozzo che diciamo nel resto del Salento viene chiamato mostacciolo. Noi qui a Ruffano diciamo ci distinguiamo, lo chiamiamo in un altro modo, ovvero scagliozzo. Ed è appunto un dolce fatto con cannella, chiodi di garofano. Ecco, e tutti nel frattempo stanno preparando gelati. E questi gusti li abbiamo abbinati a dei peperoncini come il cayenne oppure il bardacelo, ok. Che sono i peperoncini anche. Bardacelo è locale. Sì. Diciamo nella scala delle Scoville che useremo domani per la gara, sì. È quello meno piccante. Invece il più piccante qual è? Il peperoncino più piccante al mondo è il Carolina Reaper. Che non viene utilizzato però per il gelato, suppongo. Qui non l'abbiamo utilizzato. Qui il gusto più piccante che abbiamo è il fondente e il bacio bianco, fatto perfetto. Appunto... Ma quello assaggeremo un po'? Certo, okay. Come no? Invece volevo portarti, se Mimmo riesce a seguirmi, in un altro settore, in un altro punto, perché ci sono, questa è la sede, vieni Mimmo, questa è la sede che volevo farti vedere di Maru. Maru, come abbiamo detto prima, significa
Piccante, piccante in dialetto piccante salentino. In dialetto salentino. Allora, come puoi vedere, sì, qua ci sono anche, vorrei che Mimmo le inquadrasse, delle tipiche salse fatte appunto col peperoncino. Mm-hmm. Allora, dalla festa... Facciamole vedere direttamente, sì, ai nostri, al nostro pubblico. Allora, dalla festa qualche anno fa è venuta fuori poi l'idea di creare una linea di conserve, di cose piccanti appunto, tra cui abbiamo la conserva amara, che è la salsa piccante, diciamo è quella tipica del Salento, e poi abbiamo fatto delle altre salse come la marigeggia, poi abbiamo fatto le melanzane sott'olio sempre col... Spieghiamo a chi ci segue da casa, perché noi siamo in diretta, abbiamo un pubblico soprattutto femminile. Armonia, questa invece è una crema di peperone, però peperoncino dolce, quindi questo lo possono mangiare. Facciamolo vedere, facciamolo vedere innanzitutto davanti alla... Ecco, eccoci, fermiamo qua la mano, facciamolo vedere. Questo, queste salse sono utilizzate, vengono messe, sì, appunto con la pasta, oppure mm-hmm, per cosa, sì, esattamente, con i formaggi? Bruschette, formaggi, pasta, in, cioè, qualsiasi, in qualsiasi modo. Vuoi farmi qualche domanda, Filippo? No, 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 saranno gustosissime. Abbiamo creato anche una linea di fave su questo, non abbiamo dubbi, col peperoncino piccante, degli stuzzichini, quindi tipo dei grissini. E questi sono anche ovviamente, grissino, ovviamente, sì, bisogna amare il piccante. E questa, diciamo, è una... un'attività che è venuta fuori proprio, sì, da un componente dell'associazione proprio per la festa. Mi dicono che bisogna amare il piccante, però diciamo il piccante sì, effettivamente non può piacere a tutti, perché magari a molti hanno problemi, no? Certo, per questo abbiamo appunto abbiamo fatto vedere prima Armonia, che invece è una crema di peperoncino. Quindi Armonia dolce si può mangiare, perché magari non vuole mangiare, esatto, cose estremamente piccanti. Esatto. Benissimo. Ma anche questa che si chiama marigeggia, aspetta un attimo. La marigeggia, questa qua, questa è tipo una giardiniera, quindi un, sì, battuto di ortaggi, dove c'è il peperoncino piccante, ma in modo moderato, per, perfetto, cui può essere tranquilla. A te piace il piccante, Filippo? Sì. Beh, senza esagerare, però sicuramente sì, sicuramente sì. E poi il peperoncino fa bene, mi dicono. Ora va non bene, so se risponde a verità, però questo mi dicono. E il peperoncino è vero, fa bene, è sì, vero. Tantissimi benefici. Infatti. Abbiamo anche organizzato diversi convegni di, diciamo, di anticipazione della festa negli anni. Credo anche sulla pressione, vero? Assolutamente, pressione, in cui abbiamo avuto tantissimi biologi nutrizionisti che ci hanno sempre illuminato sui benefici del peperoncino, la pressione, il cuore, e poi dà quel pizzico di sapore in più alla vita, che insomma è afrodisiaco. Ma pare di sì, però insomma. Vabbè, proviamo, dai. Questa grazie, grazie, okay, a voi. Filippo. Grazie a voi, andiamo. Andiamo, facciamo un altro giro. Andiamo a Sant'Eramo perché prosegue la passeggiata in carrozza della nostra Rebecca, credo però che sia quasi giunta in piazza. Rebecca, a te la linea. Ci siamo quasi, esattamente, stiamo percorrendo proprio la via principale che ci porta alla piazza centrale da cui vivremo la sesta edizione della festa contadina. Io sono sempre in compagnia dei miei cavalieri, questi due biondini bellissimi, che tra l'altro mi possono dire qualcosa, da dove venite? Da Altamura. Da Altamura. E i vostri cavalli sapete come si chiamano? Gaia. Gaia. Ah, è Gaia, giusto, ne abbiamo una, mentre dietro di noi, al nostro seguito, ce ne sono due, tra poco ci raggiungeranno, che hanno una bella piuma, sono molto decorati. Ma è la prima volta che siete qui? No. Siete già venuti? Sì. Ok, allora, io voglio, insomma, scoprire già da voi, ma con questo fatto che voi siete cavalieri, no? Perché tu hai detto che sai guidarla, la carrozza. Sì. Ma tu, le tue amichette di scuola lo sanno che sai guidare una carrozza con i cavalli? No, non lo sanno. Tu sbagli a non dirglielo, ma sai che questa cosa piace tantissimo alle ragazze? No. Come no? Allora io te lo spiego, tanto tra poco si torna a scuola, a settembre. Se tu gli dici che sai guidare una carrozza con i cavalli, sei biondo con gli occhi azzurri, ma lo sai che le conquisti tutte? Rebecca! Non me ne frega niente. Non lo mettere in difficoltà. Quanti anni hai? 9. Giustamente, basta, ok, ti ho fatto parlare troppo, adesso ti faccio riposare, anche se lui è il mio fedele compagno, cioè io mi fido solo di lui, perché lui mi avvisa quando parte il cavallo, sì, e io in sì, solo in questo modo riesco a non cadere dalla carrozza. Comunque ho un adulto di fronte a me, avvicino, allungo il braccio. Ciao, come ti chiami? Francesco. Francesco, raccontaci da dove venite, qualcosa sul cavallo, qualcosa su di voi.
Sì, vabbè, noi siamo una scuderia di Alto Amuro, appunto. Veniamo a questa cavalcata con gli attacchi appunto antichi. La razza, diciamo, le nostre razze preferite nostre sono frisoni, spagnoli di in premis, come questa è una frisona Gaia, hanno 8 anni, e quelli di dietro sono spagnoli. Attendiamo anche gli spagnoli se ci raggiungeranno, perché sono molto affascinanti. Che caratteristiche hanno queste razze? Sai dircelo, cioè qual è la differenza? Questa razza, vabbè, ovviamente ogni cavallo ha una sua razza. La razza frisone, per esempio, viene dall'Olanda, quindi è anche abituata molto ai paesi freddi, diciamo, cioè quindi al freddo. E mentre gli spagnoli, ovviamente dall'origine spagnola, hanno per esempio una caratteristica, i marchi a fuoco, che ogni scuderia in Spagna, vabbè, mm-hmm, tutti, però soprattutto questi spagnoli che hanno molto di più questi marchi a fuoco, che diciamo vedono la loro scuderia, la loro appartenenza. Vai, Rebecca, partiamo in diretta, vai, so che tu eri pronto perché... Rebecca? Sì, Filippo. Oh, volevo chiederti, eccoci, ma il programma della ci serata siamo, ora prevede l'arrivo dei carri in piazza e poi cosa accade? Hai un'idea del programma? Tutte le carrozze, sì, allora tutte le carrozze sfilano, si fanno vedere e se ne vanno, salutano, è giusto un passaggio veloce che fanno. Ah, ho capito. Dopodiché in piazza ci sono diverse attrazioni, quelle enogastronomiche, quindi ovviamente un contatto con i prodotti tipici del territorio, perché ovviamente è una festa contadina, ci sono dei giochi sui proverbi per questo legame con il territorio e c'è un palco con musica folcloristica, etnica folcloristica, che va, mm-hmm, a rivisitare anche dei brani attuali. Abbiamo i cavalli spagnoli, eccoli dietro di noi. Li abbiamo visti prima, bellissimi. D'accordo, Rebecca, allora noi per il momento ci spostiamo e poi ci vediamo subito dopo il break pubblicitario. Dovresti essere praticamente in piazza a quel punto. Vado a salutare ora il nostro... Sì, io vedo il palco da questo punto, ma ci vorrà un po'. Va bene, non ci sono problemi. Andiamo subito da Francesco Cutro a Filiano perché... vedo in bella esposizione, credo sia una forma di pecorino, o no? Francesco? Esatto Filippo, il protagonista di questa 59esima sagra, anche se come ha specificato il sindaco sono diversi i prodotti caseari che vengono prodotti in questo comune, in questa zona, ma il principe è sicuramente il pecorino. Io sono in compagnia di Vito Sabia, presidente delle Proloco Upli della Basilicata. Abbiamo anticipato prima una iniziativa molto simpatica che vi faremo conoscere tra pochissimo, quello dei laboratori del gusto, 4 laboratori. Vito, qual è l'obiettivo con cui nasce questo progetto? Allora, questa è un'iniziativa che il Comune di Filiano ha messo in essere da alcuni anni. Lo scopo è quello di esaltare il prodotto rappresentativo della sagra, della nostra sagra, che è il pecorino, e viene fatto attraverso l'abbinamento a 4 prodotti della enogastronomia. Uno è il pane, l'abbinamento pane e formaggio condotto da Slow Wood Basilicata. Poi abbiamo le prelibatezze al pecorino, sono dei piatti di pasta realizzati dall'Istituto Gasparrini di Melfi. Poi c'è l'abbinamento formaggio e vini a cura dell'Associazione Italiana Sommelier di Basilicata. E poi alla fine c'è il miele e formaggio, in cui viene abbinato il pecorino con i vari tipi di miele che sono prodotti da alcuni produttori locali. Perfetto, Filippo, questo era giusto per darvi un'anticipazione di quello che tra pochissimo andremo a vedere insieme. Intanto potrebbe arrivare tra pochi minuti qui nel suo paese di origine il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel caso in cui dovesse arrivare prima della... Certo. Che noi ci spostiamo verso i laboratori, ti chiederò la linea. Assolutamente. Così potremo sentire un parere anche del padrone di casa di questa sagra. A te la linea. Grazie Francesco, grazie al tuo ospite. Noi a questo punto ci fermiamo solo per 2 minuti, lo sapete, abbiamo break pubblicitario, ma restate con noi, la festa continua. Oh.
when I need motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. E rieccoci pronti a riprendere il nostro percorso, sempre in diretta. Io resto al Sud, 30ª puntata. Questa sera siamo in collegamento con Filiano per la 49ª sagra del formaggio pecorino, poi ancora da Ruffano in provincia di Lecce per la 10ª sagra del peperoncino e infine da Santeramo per la 6ª edizione della festa contadina. Ma torniamo al peperoncino, torniamo a questo peperoncino in festa di Ruffano e diamo la linea a Daniela Guastamacchia. A voi che ci seguite da casa, questo è un momento molto carino perché parliamo di un percorso sensoriale. Un percorso sensoriale che abbiamo qui una dimostrazione che vedremo e tu invece sei quello che l'ha organizzato. Diciamo io sono Lorenzo da Seminazioni, che è un'associazione del territorio, facciamo agricoltura sociale. Sì. In collaborazione con Maru abbiamo creato questo percorso sensoriale in cui chiunque può... Riusciamo a far vedere esattamente? Certo, togliamo le scarpe ad occhi chiusi, andiamo... Esattamente il momento in cui la persona sente con i piedi quello che gli occhi non vedono, quindi non sa cosa aspettarsi, okay, non e racconta vuole, esatto, okay. Però i piedi esatto, invece sì. Tipo, cosa stai sentendo adesso? Adesso punge. Punge un po', eh? Sì, punge. Poi chiaramente ora fai un passo un po' più lungo, perfetto, cambiamo terreno. E quindi, non sapendo cosa aspettarci, sentiamo con i piedi prima di sapere cosa vediamo con gli occhi, perché proprio perché sono chiusi. Sì. E quindi il tatto arriva prima degli altri sensi e se una persona vuole poi racconta quello che sente invece di quello che vede. Tu cosa senti in questo momento? Adesso io sento una sensazione morbida, però a tratti un po' pungente. Quindi non so cosa ci sia sotto i miei piedi. Ma questa che sensazione ti dà? Piacevole rispetto alla precedente. Andiamo avanti, un altro passo più lungo. Sì, ecco, adesso abbiamo cambiato terreno di nuovo. Questo è meno piacevole. Questo, tieni conto, è un materiale che è poco comune. Questa è un'argilla espansa che di solito si usa nei vasi e che, a cui le persone di solito sono poco abituate. D'accordo? Fra tutti quelli che abbiamo è quello meno frequente. Alla fine ci sono i carboni ardenti, mi sa. Esatto. Adesso siamo in uno... E qui siamo in uno dei punti. Mi dicono dallo studio che alla fine ci sarà la sorpresa dei carboni ardenti, o sbaglio? No, diciamo di no, per i più temerari magari l'anno prossimo. Okay. Daniela, potevi farlo tu però. Vai, un altro passo, esatto. Mi dicono che l'avrei dovuto fare io. Se ma io, in tempo, ma io non mi voglio togliere le scarpe, Filippo. Se volete, noi siamo sempre a disposizione. Va bene, solo se ci fossero stati i carboni addenti. Ah sì, certo. Temeraria. Vai, un altro passo. Vai più a sinistra un pochino, esatto. Sono le ortiche? No. Tu sei, hai un po' una vena, no, pungente, diciamo così. Ecco, siamo passati. Questo qui sono praticamente delle foglie di glicine e servono praticamente per ricreare il manto erboso che una persona può trovare vicino agli alberi, d'accordo? Vuoi sentire che sensazione? Morbida, è proprio piacevole, tantissimo. Perché i materiali sono pensati per essere alternati, quindi passiamo dalle pietre di prima alle foglie di adesso. Allora vedi Filippo, io qui per esempio non ce l'avrei fatta, perché non diciamo niente, certo, alla ragazza, inquadriamo, ma si Daniela, tratta di... Daniela, ti chiedo questo? Scusa. Terriccio. Ti chiedo scusa, devo questo prendere la linea. Questo è la parte più fresca, no? Dimmi tutto, sì. Devo prendere la linea, poi torniamo subito. Devo dare precedenza a Filiano perché in questo momento il nostro Francesco Cutro è con il presidente della Regione Basilicata. A te la linea, Francesco. Sì, eccoci qui, è appena arrivato nella sua Filiano il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi per questo evento, presidente, che noi stiamo raccontando in diretta su Io Resto al Sud, un evento importante giunto alla sua 49ª edizione che vuole continuare a lanciare uno dei prodotti di eccellenza di Filiano ma della Basilicata. Certo, io sono arrivato già alle 18, poi
Sono stato a Muro Lucano, dove c'è stata la celebrazione della messa per il patrono di Muro Lucano, San Gerardo Maiella, e sono ritornato qui perché nella mia Filiano, come ha detto lei, è un evento importante non solo per il territorio di Filiano, ma per tutti i paesi circostanti, per tutti i comuni che contribuiscono a portare avanti un'iniziativa efficace per il nostro territorio, perché non vuole essere solo un momento per presentare i prodotti come quello del pecorino e gli altri prodotti caseari, ma è un evento che fa capire quanto importante sia la comunione di intenti fra i popoli, fra il popolo, ma soprattutto è anche un stimolo per i giovani a rimanere nel nostro territorio. Quindi credo che questo sia la cosa più importante, l'affluenza di tantissime persone che non sono solamente locali, ma che chiaramente vengono da tutti i comuni circostanti, fa capire come queste tradizioni siano un punto importante per la nostra regione e soprattutto continuano a essere i punti di riferimento di tradizioni che oramai si tramandano nel tempo. E quindi questo è anche uno stimolo, come dicevo poc'anzi, per i vostri giovani a credere in questo, soprattutto come mi diceva l'arcivescovo che ha celebrato da poco la messa, a continuare a credere e soprattutto a continuare ad avere speranza in un futuro migliore, perché credo che questo sia l'obiettivo, e l'obiettivo che le istituzioni devono portare avanti proprio è questo, di poter dare quella certezza e soprattutto quelle risposte che i giovani si attendono da chi governa in questo momento. Presidente, anche questo proprio l'obiettivo di questo programma, lo si capisce dal titolo, io resto al sud, io voglio restare al sud anche perché chiaramente oltre allo sviluppo dell'economia legato alle tradizioni, all'enogastronomia, c'è anche un altro lato che è quello della bellezza dei nostri territori, delle tradizioni, delle storie che sappiamo bene non possono essere sufficienti per far rimanere in Basilicata o in Puglia i giovani, ma possono essere un elemento importante per spingerli a farlo. Certo, ha detto benissimo, perché la tradizione si coltiva non solo con la conoscenza del territorio, ma soprattutto portando avanti quella che è una storia di un popolo. E il fatto di per i giovani di vedere queste manifestazioni, che sia credo proprio sia molto importante, perché poi la tradizione si sposa con la cultura oltre ad essere un punto di riferimento per il passato deve essere un punto di svolta per il futuro, perché la cultura è futuro, non è solamente qualcosa di cui si sente parlare, la storia, la cultura è qualcosa che ci deve unire. È solo un popolo che crede nelle tradizioni può avere speranza per un futuro migliore per il domani. E poi c'è un ultimo dato, ma non per ultimo, la qualità, la bontà dei nostri prodotti, partendo proprio dal pecorino di Filiano. Certo, questa è una tradizione che oramai va avanti da 49 anni, credo che sia un punto di riferimento che ci ha fatto conoscere come non solo come Filiano, ma come Basilicata un po' in tutta la nazione e anche in Europa. Quindi è bene che queste tradizioni si mantengano, ma che la qualità poi del prodotto venga protetta, e in questo noi ci stiamo muovendo anche con il Ministero, con l'assessorato all'agricoltura, perché credo che la genuinità poi dei prodotti sono quelli che vengono più apprezzati. Non bisogna lavorare in quantità, noi abbiamo tantissimi prodotti di nicchia sul nostro territorio che sono conosciuti in tutto il mondo, mi riferisco alla fragola di Policoro, la Candonga, tutti i prodotti ortofrutticoli del Metapontino, il pecorino di Filiano, il pecorino di Moliterno, quindi voglio dire tutta una serie di cose a cui noi dobbiamo far riferimento e soprattutto dobbiamo mantenere viva questa cultura della qualità dei prodotti che offriamo.
Grazie. Grazie, viva e viva dallo studio. Ringraziamo il presidente Vito Bardi per la sua disponibilità. Filippo, noi adesso continueremo il nostro giro qui facendovi vedere i quattro laboratori del gusto che sono qui a Filiano. Grazie al presidente e ovviamente buon tutto, buon proseguimento. Andiamo subito a Sant'Eramo perché credo che la carrozza di Rebecca sia giunta nel centro cittadino. Rebecca, a te. Siamo arrivati nel centro città, allora io chiedo una mano ai cavalieri e al capo cavaliere per scendere da questa carrozza perché siamo arrivati in piazza e c'è la presentazione delle carrozze, dei cavalli e della squadra. Allora io prendo tutto, ragazzi un batticinque perché siete stati bravissimi. Allora vediamo se... l'ultima manina. Grazie, ti ho fatto scendere. Ma che hai portato? Allora siamo arrivati in piazza, questa è la carrozza di chi mi ha accolto. Filippo, ripetimi. Abbiamo visto, bello. Ti sentiamo. Ecco, lì al seguito tutte le altre carrozze e il pubblico. Io sono arrivata vicino al palco, perdonatemi, quindi l'acustica è un po' diminuita. Buonasera a tutti, siamo in diretta. Ecco, quello che sta succedendo sul palco è la presentazione delle carrozze e quindi la sfilata che tra poco giungerà anche a termine. Dietro di me ci sono tutti gli abitanti, i turisti che stanno ammirando questa passeggiata e questa sfilata, ecco, stupenda. Ecco, come sta andando? Bene, siete contenti? Molto, molto. È emozionante essere qui? Sì, molto bello. È emozionante. Ecco le altre carrozze che vengono da noi. Sono tutte molto... Ecco, facendoci strada all'interno della piazza... Sì, sì, sono tutte molto belle le carrozze, magari poi se è possibile ce ne fai vedere anche qualche altra man mano che giungono lì in piazza. Eccone un'altra che arriva, siamo in coda perché siamo proprio vicino ad una curva, quindi man mano che scendono qua c'è un po' l'effetto sorpresa. Ecco un'altra, magari ci avviciniamo anche un po' così ve la facciamo vedere, anche perché i cocchieri, possiamo dire, sono vestiti in maniera diversa e quindi ognuno di loro ha una presentazione diversa. Ciao ragazzi, come vi chiamate? Michele. Che bello quest'abito. Grazie. Da dove venite? Da Altamura. Ah, da Altamura, è la prima volta che siete qui? No, molti anni, lo facciamo molti anni. Allora vi lascio sfilare. Lui che cavallo è, come si chiama? Molto bello. Un frisone. Colore scenico, la coda, guardate, ma avete fatto una treccia sulla coda? Non so se possiamo riuscire a vedere. La Milord c'ha. E le passeggere invece, come è comoda questa carrozza, come va? Abbastanza comoda. Sì, sì, abbastanza comoda. È la prima volta che siete qui? No, ci siamo stati 3 anni. Guardate, anche ovviamente tutte le carrozze sono diverse, hanno le sedute diverse, alcune più colorate, alcune più tradizionali, tipo quella che arriva in paglia, effettivamente. Ciao ragazzi! Salve! Che carrozza è la vostra? Uno sciaraballe. Ah. Molto tradizionale, devo dire. Questo è degli anni 50. È un carro da lavoro. Ah, la tipica degli anni 50. In legno, mi pare. Sì, sì, in legno. Questa era usata principalmente per trasporto di famiglia. Era l'autovettura dell'epoca, insomma. E invece lui che vi traina, chi è? È un'asina di Martina Franca. Hai visto l'asino, Filippo? Come ci dicevamo ieri, in qualche prezioso, caso, insomma. Prezioso. Visto quante cose impariamo. Anche dietro a questa carrozza ci sono degli elementi e strumenti da lavoro, infatti, vediamo. Sì. Beh, è davvero bello perché è un tuffo nel passato e è un tuffo nella nostra tradizione contadina, in quella che è la civiltà contadina che più volte abbiamo raccontato anche in trasmissione e tu lo sai bene perché ti è capitato spesso di parlare di tutto questo. Ecco, sì, è verissimo ed è bello perché queste feste permettono di rivivere delle cose che al giorno d'oggi non possiamo rivivere, perché ovviamente siamo andati avanti, sono cambiate le tradizioni, cioè le nostre tradizioni le conserviamo, è cambiato il nostro modo di vivere, non ci muoviamo più in carrozza e quella di oggi è stata un'esperienza particolare anche perché insomma si viaggia in maniera diversa, in maniera più lenta. Si assapora evidentemente di più il paesaggio, però si impara anche a gestire di più il terreno, perché lo,
lo si avverte sotto i nostri piedi, non mettiamo i piedi a terra ma le ruote non si fanno sentire, come dire, ecco, quindi è un viaggio diverso. Sì, sì, grazie, sì. Grazie Rebecca, ci vediamo tra poco, sempre da Santeramo. Grazie a voi. Per raccontare la festa contadina, torniamo invece alla festa più piccante del Salento, torniamo da Daniela a Ruffano. Abbiamo interrotto prima il collegamento su quel percorso, sì. mi il dispiace. Percorso sensoriale, però avevamo il presidente della regione Basilicata, vi chiedo non scusa, non c'è problema. E allora ora invece, ma adesso siamo ad... non ti preoccupare Filippo, dove sei ora? Adesso siamo in un altro percorso sensoriale, ah, che è quello del gusto, ah, delle pupille gustative, perché come puoi vedere, riusciamo ad inquadrare, qua ci sono dei piatti tipici, fatti, preparati col peperoncino. Il tuo nome? Sì, Elvira. Ciao Elvira, questi, insomma, ci puoi spiegare un po' la preparazione? Sì, questi sono dei peperoni che sono, in pratica sono piccanti innanzitutto, e poi sono... viene messo dentro del formaggio, tipo la scamorza, l'asiago, e poi anche la cipolla di Tropea tagliata a fettine, e poi vengono avvolti con della pancetta. Questa è pancetta? È pancetta, e vengono poi comunque messi nel forno e arrostiti. Ah. Si possono fare anche alla brace. Ah, che meraviglia! Avete sentito voi signore che ci seguite da casa? Quindi sono anche facili, non so? Sì, sono semplicissimi. E invece questi qua, e questi sono i frigitelli invece, no? I classici frigitelli, che si friggono nell'olio. E sono piccanti i frigitelli? Piccantini. Piccantini. Invece qui ho un altro, diciamo, un membro di un'associazione che si chiama invece IDE Movimento, che ha collaborato invece con l'altra associazione. Perfetto. Perfetto, SOAP. Sì, SOAP. Insomma, io la vedo piuttosto stanca. Beh, da una settimana che siamo qui a preparare, poi non è solo questa attività, abbiamo altre attività dietro, sì, e quindi è difficile, si lavora. Però è piacevole, c'è un'energia bellissima. Sì. Devo dire complimenti. Grazie. È stato difficile? Grazie, no, è sempre più bello. È sempre più bello, infatti posso assicurare che questa è la prima volta per me, ma posso dire che è veramente bellissima. È il primo anno di questa manifestazione, quindi è una cosa... E questo è il primo giorno, domani ci primo si chiuderà con, diciamo, la gara. Peccato con la gara, con la gara. Presenti per la gara. Dove mangeranno, possiamo saperlo? La gara è qui giù. È qui giù? Sì. Ok, sì. Sarete voi a portare il peperoncino? No, saranno peperoncini molto più piccanti, molto più... Ma io li voglio amare. Vedere questi peperoncini piccanti. E domani sera non ci siete? No. No, domani non ci siamo. Però, diciamo, vogliamo sapere di questi peperoncini, vogliamo vedere soprattutto delle ricette. Quindi adesso ci faremo un giro, Filippo, perché voglio trovare ricette. Ecco, aspetta. Questo è un peperoncino. Vediamo, questo è un peperoncino piccantissimo? Quasi. Lo quasi. Mangio io? Vogliamo vedere la gara? Sì, adesso, dai, forza, no, per noi, per noi, io resto al su, dai. Lo assaggiare? L'assaggio pure io? No, aspetta, no. Dopo la trasmissione lo assaggerò, perché adesso rischio di rimanere muta. Per qualche minuto e anche forse per tutto il resto della nostra puntata. Va bene, io ti ringrazio, grazie, ti lascio perché grazie. Siete in piena attività, vediamo c'è tanta gente qui in fila, grazie. Stiamo facendo perdere un po' di tempo allora noi grazie, clienti. Grazie. Buon lavoro allora a loro, Filippo, grazie. Adesso io vi farei un altro giro, come puoi vedere qua c'è anche la puccia che hanno preparato, guarda le fantastiche pucce di cui hanno parlato, abbiamo sentito parlare tantissimo, certo. Ormai possiamo dire un lusso, è vero? Quasi un lusso la puccia, no? Ma voi come siete? Siete economici? Ok, va bene, non vuol qua parlare. Ci dicono grazie. Praticamente che la puccia qua si può mangiare e non costa neanche tanto. Grazie Daniela, poi magari cerca di capire come funziona la gara. Sono curioso, com'è questa gara del mangiare i peperoncini? È una, bisogna mangiarne in quanti, chi ne mangia di più? Oppure si va per gradi, da quello meno piccante adesso al allora super. La gara dei peperoncini... Ne parliamo dopo. Sì. Va bene? Sì. Ne parliamo dopo, perfetto. Okay. Grazie, Filippo, grazie a dopo, Daniela. A più tardi. Grazie Daniela, andiamo a Filiano da Francesco Cutro perché... E in uno dei laboratori della sagra del formaggio e dei prodotti caseari, subito la linea va a Filiano da Francesco Cutro.
Sì, Filippo, noi siamo nel primo dei quattro laboratori, quello di miele e formaggi. Io sono in compagnia della dottoressa Marika Aquino, biotecnologa, buonasera. Buonasera a tutti. E del professor Michele Bochicchio. Buonasera. Come potete vedere sono già diversi gli ospiti che hanno partecipato a questo primo laboratorio. Possiamo spiegare, dottoressa, che cosa stanno facendo, che qual è lo scopo, l'obiettivo di questo primo laboratorio? Allora, l'obiettivo è quello di far conoscere il miele in tutti i suoi aspetti e quindi li guidiamo a un laboratorio sensoriale, a una guida anche esperienziale su quelle che sono le caratteristiche organolettiche di questo prodotto. Molto spesso si associa soltanto a un millefiori generico il miele, in realtà abbiamo mieli con proprietà completamente differenti e che possono essere utilizzate per diversi scopi. Chiaramente noi ne abbiamo selezionati soltanto due di 7-8 varietà prodotte che verranno degustate insieme successivamente dopo l'analisi sensoriale sull'aspetto, sulla consistenza, colore e sapore con i formaggi tipici della zona di Filiano, quindi del pecorino e del caciocavallo podolico, che sono due formaggi un po' diversi, stagionatura diversa e si sposano bene con un miele piuttosto che con un altro. Ecco, entriamo un po' più nello specifico con il professore. Professore, sentivo prima che diceva che i mieli chiari sono più dolci rispetto a quelli scuri. Nell'abbinamento con il formaggio, nello specifico con il pecorino di Filiano, quale dei due è più adatti, se la domanda è lecita? Se il pecorino è naturalmente più stagionato, in questo caso assaggiamo pecorino e caciocavallo. Il pecorino è leggermente più stagionato, quindi associamo un miele un po' più delicato, tipo la cacia, perché è un miele che diciamo, ha un sapore meno deciso, meno intenso, però è più dolce, quindi va diciamo, a compensare il formaggio, l'intensità del gusto del formaggio, no, con il dolce. Invece per i formaggi più scuri hanno un gusto più deciso, più intenso e sono meno dolci, quindi hanno dei retrogusti un po' più amari, insomma caratteristici, e li associamo a dei formaggi che sono meno stagionati, tipo il provolone, il caciocavallo. Perfetto, grazie. Dottoressa, un'ultima domanda. Quali sono le caratteristiche di questo formaggio del pecorino di Moliterno? Di Moliterno, di Filiano. Chiedo scusa, di Filiano, di Filiano. Dunque, le caratteristiche sono che è un formaggio che è a pasta dura, che viene stagionato con dei gradi di umidità e a temperature ben definite, ha una composizione di sostanze, di composti del formaggio prodotti dalla fermentazione proprio dei microrganismi che operano la stagionatura del formaggio, che lo rendono un po' piccante, dal carattere molto deciso e anche molto molto apprezzato. Come un consiglio come biotecnologa, a chi è adatto questo formaggio? Ma è adatto a tutti, basta educare bene ogni singolo consumatore a tutti i prodotti della propria terra e soprattutto valorizzarli, perché è fondamentale difendere il nostro patrimonio, in questo caso enogastronomico e alimentare. Filippo, allora con questo primo laboratorio, questa unione tra miele e formaggio, io ti restituisco la linea, intanto ci spostiamo al prossimo step dove vedremo l'abbinamento tra formaggio e vino. Grazie al nostro Francesco Cutro da Filiano. E a questo punto io direi, non so, Rebecca è pronta? È possibile avere subito il collegamento con Santeramo? La terminologia delle carrozze è quasi simile. Sento, ecco Rebecca, la vedo, a te la linea Rebecca. Eccoci, allora Filippo, io approfitto subito per farti vedere l'ultima carrozza che conduce del materiale prezioso, si scherzava perché c'è il sindaco, e poi 6 cavalli, bellissimi, e io sono anche in compagnia della presidente della Proloco, buonasera. Buonasera a tutti, siete a Santeramo in Colle, stiamo assistendo alla seconda serata della festa contadina, la sesta edizione, e questa sera sfilano per le vie cittadine queste magnifiche carrozze d'epoca, quindi carrozze, traini così chiamati, che ci riportano un po' indietro nel tempo. Questo è lo scopo di questa manifestazione, vero? La manifestazione ha più scopi, infatti la manifestazione è stata articolata in 3 serate, perché oltre a questa
aspetto goleardico della musica, stiamo appunto rivedendo le carrozze che ci portano indietro nel tempo, quindi riscoperta e far conoscere ai più giovani quelli che sono state le nostre tradizioni. Ma oltretutto stasera abbiamo, come vedete, in piazza Campagna Amica, quindi noi vogliamo quello che è il mangiare bene e il mangiare sano, quindi tornare indietro nel tempo quando si produceva il prodotto secondo la stagione e si consumava. Quindi anche questo vogliamo, la festa sia anche un motivo di nutrirsi bene. Ecco, quali sono i prodotti di punta di Sant'Eramo? Il prodotto di punta di Sant'Eramo al momento non abbiamo un vero e proprio prodotto. Voi ogni tanto sentite che siamo famosi per la carne, quindi la carne al fornello, però stiamo lavorando anche sul pane, perché noi abbiamo veramente un ottimo pane che è stato riconosciuto come un prodotto tipico. Vediamo di portarlo avanti e quindi di far conoscerlo agli altri. Infatti ho sentito parlare, insomma, molto bene anche del pane, dalla crosta dorata, però anche molto morbido. E tutti i ragazzi che sono qui di fronte a noi, oltre a vedere la sfilata, potranno assaggiare qualcosa qui sul luogo, giusto? Certo, potranno assaggiare i prodotti di Campagna Amica e altri prodotti degli stand di Sant'Eramo, quindi la macelleria, quindi prodotti tipici. Oltretutto siamo in un contesto molto bello, da una parte il Palazzo Marchesale, dall'altra parte la Chiesa Matrice, quindi in questo scrigno, diciamo, di Sant'Eramo. Effettivamente molto bella. Abbiamo da poco, da qualche mese, inaugurato la Pinacoteca di Francesco Netti, quindi stiamo adesso in pieno apertura quindi di questa Pinacoteca. E poi ci troviamo l'altra parte, infatti la chiesa, un palazzo bellissimo che è il Palazzo di Santo. Insomma, siamo in una zona dove si respira arte. Si respira molto bene quest'arte e tra poco si respirerà anche aria di musica. Certo, perché abbiamo sempre, per rimanere in tema, abbiamo un gruppo folcloristico, gli Accipited, quindi invito tutti ad ascoltare questo gruppo folcloristico. Tra quanto inizierà lo spettacolo? A breve, appena finiscono qua la situazione relativa alle carrozze, attaccherà subito il gruppo musicale. E credo che sarà un momento, perché l'ultima carrozza l'abbiamo vista sfilare, quindi lascerei il palco agli artisti e noi ci sentiamo tra poco. Grazie Filippo. Grazie a te. Grazie anche alla presidente della Proloco di Sant'Eramo. Noi ci fermiamo due minuti, abbiamo, come prevede la nostra scaletta, break pubblicitario, ma restate comodi perché solo due minuti di pubblicità che vi invito a seguire. E anzi, a proposito, ringrazio tutti gli sponsor di questa trasmissione e dicevo, fermatevi lì perché tra pochissimo riprendiamo il nostro viaggio in questi tre eventi. Insomma, come dire, la festa continua. When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. Ripartiamo nel nostro viaggio di questa sera tra Filiano, Ruffano, Sant'Eramo, con questi tre eventi molto molto belli e spettacolari. Ma andiamo subito alla sagra del peperoncino. Vedo Daniela con degli ospiti, quindi subito la linea va a Ruffano. Sì. Dove c'è il nostro punto da mangiare? In questo momento, come vedi, sono in questo stand dove si vendono diversi tipi di peperoncini. Io qui accanto a me, signor Giuseppe. Buonasera, buonasera a voi. Insomma, io ho visto, lei è espertissimo, suppongo, di peperoncini. Beh, certo, se questo facciamo che questo lavoro. In questo momento che cos'è? Questo è un fuoco, una lingua di fuoco. Una lingua dunque, di fuoco. Ha la caratteristica, al momento in cui lo si va a mangiare, a degustare, sì, riscalda la bocca, dunque non è amaro, è piccante. Ha questa caratteristica di essere un bel piccante che fa piacere in bocca. Per cosa viene utilizzato?
Ma normalmente per la cucina oppure per chi mangia il pane e pomodoro, per mangiarsi la frisella. Quindi si può mangiare, diciamo, serenamente a misura d'uomo. E invece noi vogliamo sapere quello che non è a misura d'uomo? Quello che non è a misura d'uomo, se ci spostiamo un attimo le facciamo vedere. Vediamo se riusciamo ad inquadrarlo. È questo qui, guardate. Allora, seguimi, seguimi, permesso, vogliamo fare... Eccolo! E il peperoncino qui che canta. Parliamo del Carolina Reaper. Parliamo del peperoncino più piccante al mondo, il Carolina Reaper. E la sua piccantezza è attorno a 1.500.000, pensate, è 50 volte questo peperoncino. Addirittura. Dunque non si può pasteggiare con quel peperoncino, non si può mettere nel cucinato, si può solo degustare. D'accordo? Allora, perché uno lo compra? Ecco, per cosa viene usato questo peperoncino? Non tutti siamo uguali e pertanto alcune persone hanno una sensibilità in bocca molto superiore rispetto ad altre che come se non avessero delle terminazioni nervose. Dunque non sentono... Allora, la piccantezza non è un gusto, la piccantezza è una sensazione. E quando noi mangiamo un peperoncino, un pezzo di peperoncino, in bocca il nostro cervello legge la piccantezza come una sensazione di dolore. E allora di base la piccantezza normale riusciamo a trattenerla. Superati 250.000, parlo di numeri, ma è della scala Scoville come scala di piccantezza, dunque parliamo 30.000 questo peperoncino classico, 250.000 un abanero, 1.500 la Carolina. Dunque se noi in un certo qual modo mangiamo l'abanero, il nostro cervello ci accompagna, dice ok, bellissimo, ci piace. Ma mangiare la Carolina il nostro cervello in un certo qual modo fonde, perché per lui è una situazione di pericolo. Dunque emette una carica adrenalinica, come se tu prendessi 10 caffè. D'accordo? Pazzesco! Pazzesco, però viene usato, Daniela, se viene venduto evidentemente, diciamo. Ma viene degustato. Viene degustato. È difficile che può essere messo. No, non lo assaggerò. Mi invita... Allora, ovviamente mi consigliano di non assaggiarlo. Certo, sono d'accordissimo. Okay. No, ma non sarebbe male. Ho fatto le gare. No, ma io dico, lei è la stampella perché ha fatto la gara. 2015-2016 ho fatto due gare. Sono andato in finale. Sono andato in finale. Questo sì, il più piccante del mondo ho provato. La salsa proprio ho provato io, un cucchiarino. Praticamente la salsa ho provato, il cucchiarino. E mi dica. E più tutte le varietà dei peperoni. Ecco. Come sta? È bellissimo. Da allora usa due occhiali. Però mette però, fuoco. Fuoco. Alla fine devi prendere il latte. Per sì, usa, mi dicono che lei usa due occhiali. Due gare ho fatto. Ah, due gare. Il secondo occhiale perché? Per il peperoncino. No, per guardare uno da vicino e uno da lontano. Signora, non è un effetto, ma lei ma è afrodisiaco sto peperoncino. Venga qua. Venga. Ma è afrodisiaco? Abbastanza. Un attimo, con calma. Abbastanza, quindi lei ha dato performance. C'era la gara del peperoncino, volevo gareggiare di nuovo. Sì. Mi avevo portato il latte. Latte. Sì. Guarda, guardiamo Filippo, perché questa spegne, il latte spegne serve. Il fuoco del peperoncino. Latte serve per spegnere il fuoco. L'ho detto io. Basta, questa. Perché quando entra dentro brucia. Brucia tutto. Grazie. Allora, alla fine, quando devi resistere alla gara, infine, prendere il latte. E spegnere il fuoco. Salva la vita. Il latte salva la vita. Salva la vita. In questo grazie, caso sì. Grazie mille. Grazie Daniela, ci vediamo... Ma hai visto, c'è capitato pure un sopravvissuto. Ci vediamo tra poco. Andiamo da Francesco, invece. Andiamo a Filiano da Francesco per raccontare questa sagra del formaggio pecorino e dei prodotti caseari. A te la linea, Francesco. Allora, noi abbiamo saltato solo momentaneamente il laboratorio pane e vino, siamo in questo momento alle nostre spalle, sta per iniziare il laboratorio formaggio e pane. Io sono in compagnia dell'assessora Bernadette D'Andrea alle politiche sociali del comune di Filiano e della presidente della Proloco di Filiano, Maria Sant'Arsiero. Partiamo con l'assessore, che ha dichiarato, Filippo, apertamente che è una nostra telespettatrice, che ha seguito anche le altre
puntate di Io Resto al Sud. Assessore, una 49esima sagra del pecorino, una prima serata, domani continua, un invito a venire ad assaggiare questo prodotto di nicchia della vostra enogastronomia, ma anche a partecipare a questi interessanti laboratori. Sì, sì, buonasera a tutti, a tutti i telespettatori. Invito veramente tutti a partecipare, perché questa, come ha detto anche lei, è una tradizione per il nostro paese. C'è la possibilità di degustare i prodotti tipici, in particolare i prodotti lattiero-caseari e il pecorino DOP, c'è la possibilità anche, come per esempio questa sera state facendo vedere i laboratori, di gustare anche l'abbinamento del formaggio pecorino con altri prodotti diciamo tipici della nostra zona, come ad esempio il miele oppure il pane che viene prodotto con dei grani particolari che sono stati addirittura poi ripresi dalle vecchie, dalle antiche proprio tradizioni. Io ho seguito fra l'altro la trasmissione, quella serata che avete fatto anche qui sul Muzk, cioè la serata del mietitore. Si rivive anche attraverso la sagra l'esperienza della produzione agricola. Il nostro è un paese, diciamo, che ha questa tradizione agricola. Quindi invito tutti, anche i nostri vicini di casa, e soprattutto insomma, gli abitanti della Puglia, della Basilicata e non solo, anche della Calabria, che seguono sicuramente come me la vostra trasmissione, a venire. Filiano vi aspetta e vi accoglie, insomma. Grazie assessore. Quindi lei ricordava l'altro appuntamento che abbiamo seguito qui, la sagra del mietitore dello Muzk, due eventi importanti, presidente, che comunque convogliano in questo comune tante persone dalle zone limitrofe, ma che richiede anche un'organizzazione importante da parte della Proloco e del comune. Sì, è vero. C'è collaborazione con l'amministrazione, quindi sia per la giornata tipica del mietitore, l'amministrazione non ci fa mancare il supporto, e la stessa cosa per la sagra del pecorino, sia la Proloco che altre associazioni diamo il nostro contributo. Oggi la vediamo un po' più rilassata rispetto all'ultima volta che ci siamo visti. Sappiamo bene che per organizzare comunque questo tipo di eventi c'è dietro una lunga organizzazione e tanto lavoro. Sì, è vero, impegnativo. Infatti il 17 ero un po' più tesa, perché dietro c'è un lavoro sia fisico che mentale, perché poi quando rappresenti un'associazione è normale che tutto deve confluire su di te, però va bene, poi passa. Filippo, mi diceva prima l'assessora che questo laboratorio che sta andando avanti è proprio gestito da Slow Food, c'è un grande esperto di grani e farine antiche che è la persona che stiamo inquadrando in questo momento. Io ti cedo la linea momentaneamente, in modo tale che noi poi possiamo intervistarlo e sentire quelle che sono le caratteristiche sia dei prodotti cerealitici che dei prodotti chiaramente legati alla produzione casearia qui sempre made in Basilicata, made a Filiano. D'accordo. A te la linea. D'accordo, ci rivediamo e risentiamo tra qualche minuto. Andiamo invece ora subito a Sant'Eramo per la festa contadina e cerchiamo di capire cosa sta accadendo da quelle parti. Rebecca e il sindaco di Sant'Eramo? Sì, sono proprio in compagnia del sindaco di Sant'Eramo, che volevo salutare innanzitutto in diretta. Buonasera sindaco. Buonasera a voi e a tutti i telespettatori, buonasera. Io voglio iniziare a regalarvi le immagini dei prodotti tipici del territorio. So che voi venite da Alberobello, vero? Sì, Alberobello. Quali sono i prodotti che avete portato in questa edizione? Allora, abbiamo portato sottoli, marmellate, legumi fritti e i peperoncini. Ecco, sindaco, come sta andando questa sesta edizione e soprattutto questa manifestazione? Cosa apporta alla città? Perché è così importante per voi? Questa è una grande manifestazione che ci riporta un po' alle origini, perché Sant'Eramo è un paese che ha delle origini contadine, agricole, che poi nel tempo si è ulteriormente evoluto, diventando anche una realtà industriale importantissima, ma un ritorno alle origini, alle nostre radici, è sempre molto importante. Questa sera è, diciamo, un connubio, c'è stata la sfilata delle carrozze, ci sono gli stand di Coldiretti, ci sono gli stand con gli antichi mestieri, e poi c'è tanta allegria, musica, gente,
quindi credo che sia una formula azzeccatissima e che questa festa possa sempre migliorare e potenziarsi negli anni. Poi il cibo unisce, io vorrei farvi notare questi bouquet meravigliosi, magari qualche sposa presto o tardi li porterà all'altare, meritano. Ovviamente accanto al cibo c'è anche il buon vino, ci spostiamo sindaco, e dicevo il cibo unisce perché si viene da diverse parti della Puglia. Voi da dove venite? Dal Salento, Lecce, Magliano, la frazione di Carmiano. Ecco, che prodotti vediamo su questa tavola? Abbiamo il primitivo del Salento, poi abbiamo il nedro amaro, e nedro amaro e malvasia. Che bello. Poi sindaco, noi procediamo nella nostra passeggiata e chiederò uno sforzo al nostro Luigi, perché purtroppo c'è tantissima gente e ci dobbiamo proprio fare spazio nella folla. Qui c'è una parte dedicata alle piante che crescono anche qui, quindi un orto botanico, sindaco? Sì, un piccolo orto botanico realizzato da un vivaista del luogo che raccoglie un po' di quelle che sono, diciamo, le piante un po' del nostro territorio, il fico d'India, cioè, però poi l'ulivo che ci rappresenta sempre. Però mi piace molto anche l'idea di miscelare un po' anche di altre qualità di piante. È un inno, insomma, alla natura, all'ambiente, perché noi dobbiamo avere sempre molta attenzione e cura per il nostro territorio, e questo è un esempio. Dal momento che non bisogna mai sentirsi arrivati ad un punto e fermarsi lì, cosa si può augurare per la prossima edizione che magari, ecco, ancora non avete portato qui a Sant'Eramo? Ma io mi auguro sempre che ci possano essere ancora più espositori, che si possa magari fare anche un mercato di quelli che sono gli attrezzi agricoli, di quello che era un tempo, diciamo, anche, diciamo, di ormai di antiquariato, si può dire. E qui ci sono tanti collezionisti che possono anche mostrare, insomma, questi che erano gli strumenti dell'arte contadina, che sono ormai un po' in disuso naturalmente, perché la tecnologia che prevale, che però devono essere conosciuti. Quindi dobbiamo ancora ulteriormente arricchire queste presenze, però penso che già così sia stato veramente un bel momento. Poi domani sera la festa continua, anzi invito i telespettatori ad essere presenti, ci sarà un corteo storico molto bello con costumi d'epoca, alcuni addirittura originali, e poi c'è lo spettacolo dell'Anonima GR in Piazza Garibaldi. E poi, per chi dovesse venire prima, noi abbiamo qui la Pinacoteca Netti nel nostro Palazzo Marchesale, un pittore importantissimo dell'Ottocento, ed è gratuita la visita, potrebbe venire già da pomeriggio a visitarlo, quindi c'è molto da fare, vi aspettiamo. Grazie mille, grazie per aver rivolto questo invito anche agli amici che ci seguono da casa. Noi continuiamo il nostro viaggio, ci vediamo nel prossimo intervento, nel quale vi prometto che giochiamo. Grazie, grazie Rebecca, grazie al sindaco. Molto bello, devo dire, sentir parlare il sindaco anche in questi termini, proprio di promozione del territorio, no? Quello che viene definito il marketing territoriale, che a lungo purtroppo è stato trascurato nel passato, non mi riferisco a Sant'Eramo, ma un discorso generale. Ora invece, per fortuna, si sta riscoprendo e noi ne stiamo dando ampio risalto, ecco, con la nostra trasmissione. Vedo che a Ruffano si balla, Daniela. Sì, a Ruffano si balla. Zingarua, il solista Antonio Dema, Gino Semeraro e Emanuele Calvosa, un concerto di musica balcanica con la partecipazione di Giulia Luzza alle percussioni. Io non vi sento, Filippo, però vi voglio far ascoltare questa musica. Non stavo parlando, infatti. Come puoi vedere, Mimmo, nostro Mimmo sta inquadrando questi bravissimi ragazzi. I Zingarua. Ci guardiamo un po' del concerto di questo gruppo. Come vedi, Filippo, ci sono anche molti che partecipano ballando. Un momento molto bello, molto carico di energia, bellissimo. Momento di condivisione, momento di festa, ma è bello così. E noi amiamo raccontare proprio la festa, ecco, la gioia, questa condivisione che nasce tra i residenti, tra chi arriva, e si celebrano poi queste manifestazioni, questi eventi così particolari. Ricordo che queste immagini giungono da Ruffano, siamo in provincia di Lecce, per la sagra del peperoncino.
E c'è Francesco Cutro, però pronto con il nostro ospite, il nostro esperto, credo, di formaggi, se ricordo bene. A te la linea, Francesco. Purtroppo è il procedimento che vuole quel tipo di situazione. Con il nostro esperto di grani, sono con Gennaro Mecca di Slow Food del Vulture, perché Filippo, se si può pensare che pane e formaggio o pane e olio siano delle cose più semplici da poter mangiare, anche dietro a questi due prodotti c'è tanta storia, c'è un racconto importante, c'è tanta cultura. Partiamo proprio dal pane, dai grani. Vedete quante tipologie diverse di grani ci sono. Io chiedo a Gennaro Mecca della condotta di Slow Food del Vulture di spiegarci un po' la particolarità dei nostri grani, quelli lucani in particolare, ma anche in generale. Allora, noi ricerchiamo, siamo riusciti a conservare quelli che sono i grani antichi per mantenere questa grande biodiversità che abbiamo sui nostri territori. Dimostriamo con questi laboratori che questi grani possono essere trasformati, possono essere consumati, nonostante la grande difficoltà che si ha nel lavorarli, perché di per sé ci vuole una grande maestria nel riuscirlo a fare. Però questo ci permette di esaltare quelle che sono le caratteristiche dei territori, perché ce li raccontano tutti, ci fanno ritornare indietro nel sentire profumi ed odori di una volta, i odori che cuoceva la nostra nonna, la nostra mamma, e ci permette fra l'altro di mantenere in vita quella che è la grande biodiversità del nostro territorio, riuscire a conservarli e a riprodurli praticamente all'interno della nostra gastronomia regionale. Abbiamo sentito negli ultimi mesi il problema legato al grano, soprattutto alle importazioni al grano di bassa qualità. Per poter diffondere maggiormente la produzione e quindi poi anche la vendita di questi prodotti, che cosa serve? Allora, è indispensabile il connubio fra produttori e consumatori. Se i consumatori, quando vanno a chiedere il pane, si limitano a dire voglio un chilo di pane e non specificano che voglio un chilo di pane di farro, pane di segale, pane di cappelli, pane di un'altra specie di cereale, questi grani rischiano di scomparire e non aiutano il mondo. La qualità la fanno i prodotti che hanno basse rese, perché non viene utilizzata la chimica, di per sé la pianta si difende, riesce a produrre e a restituirci tutta una serie di elementi importanti, quali sono le aromatiche attraverso i polifenoli, e per cui poi li ritroviamo tutti all'interno dei nostri piatti quando li andiamo a mangiare. Un'informazione che dà ancora più adito a questa iniziativa di questi laboratori qui della Sagra di Filiano. Questa sagra ci permette di far toccare con mano quello che come Slow Food raccontiamo. Le parole cardine di Slow Food sono il buono, il giusto e il pulito, e con l'aiuto dei consumatori vogliamo proprio fare in modo che questo buono, giusto e pulito si preserva e rientra nella mentalità delle persone, dei nostri, diciamo, cittadini. Grazie, grazie mille signor Mecca. Filippo, noi grazie. Avevamo già preavvisato che avremmo interrotto per pochi minuti intanto anche il racconto di Paolo Colonna, presidente di Oprol Basilicata. Presidente, abbiamo visto l'importanza del pane, ma anche l'olio, sia nel connubio che con il formaggio e con il pecorino di Filiano, che sulle tavole della Basilicata ha una sua importanza. Ma assolutamente, potevamo sottrarci da questo tipo di manifestazione, perché l'olio extravergine d'oliva di Basilicata è un prodotto di eccellenza e rappresenta nello scenario della gastronomia e dell'agroalimentare lucano un punto di riferimento, al di là di quello che è la cultura del Made in Italy e dell'alimentazione del Mediterraneo. È qualcosa di importante, è qualcosa che si distingue per sentori, per profumi, per l'amaro piccante che ha in sé. È un prodotto che sempre di più sposta l'attenzione sulla nutraceuticità del cibo, quindi non è più un semplice condimento ma diventa un alimento. Le sue 54 cultivar, riconosciute anche dal disciplinare dell'IGP Olio Lucano, fanno dell'olio extravergine d'oliva di Basilicata un prodotto di assoluta eccellenza, che ultimamente si distingue
distingue anche in quello che è uno scenario nazionale degli oli extravergini di oliva di qualità, con diversi premi e riconoscimenti vari. Noi l'abbiamo interrotta, chiediamo scusa anche agli ospiti, che cosa in questo momento stava spiegando, che cosa stanno facendo? Stiamo allestendo questo laboratorio di assaggio, quindi trasferiamo ai nostri visitatori gli elementi base su come si riconosce un olio extravergine di oliva di qualità, che sono composti da tre momenti. Ne abbiamo parlato proprio qualche quello del sera profumo fa. Quindi deve essere un olio fruttato, avere un profumo, e subito dopo l'assaggio con una tecnica particolare che si chiama lo stipplaggio, andare a individuare l'amaro, il piccante, che devono essere presenti obbligatoriamente negli oli di qualità per definirlo appunto tale. Grazie, ringraziamo il dottor Paolo Colonna. Filippo, noi ci trasferiamo adesso al prossimo laboratorio, tra pochissimo, sempre in diretta qui da Filiano. Grazie, noi avremmo un'esperta assaggiatrice di olio, non so se tu ci hai seguito, Francesco, ma la nostra Rebecca ha seguito un rapido corso per imparare ad assaggiare l'olio. Rebecca, ci sei? Filippo, allora ci stiamo muovendo nella piazza e in questo momento siamo in un punto molto caratteristico dove si gioca con i proverbi, perché un punto di unione con il territorio è il dialetto locale, le tradizioni, ma anche gli insegnamenti che derivano dai proverbi. E allora innanzitutto do la buonasera alle signore che se ne sono occupate. Buonasera, venite vicino a me. Che postazione c'è qui? Raccontateci un po' come funziona questo gioco dei proverbi. Venga, venga, venga. Io l'ho vista da questo pomeriggio in piedi. Signora, buonasera. Chi siete voi e che cosa avete realizzato? Noi siamo... siamo club femminile dell'amicizia e linea azzurra per i minori. Siamo... club dell'amicizia, bellissimo nome. Club femminile dell'amicizia e linea azzurra per i minori. Siamo due associazioni di volontariato che da quasi 50 anni siamo sul territorio e quindi abbiamo tante attività, tra cui questa festa contadina a cui partecipiamo tutti gli anni. Quest'anno abbiamo inventato la caccia al proverbio, è una specie di gioco in cui cercano, noi chiediamo, facciamo scegliere una. Andiamo in diretta ai proverbi, ragazzi, lo dico a voi. Facciamo un gioco, signora, perché noi abbiamo uno sponsor che è Futuresine Pavimenti e Rivestimenti in Resina. Si occupa di rivestimenti in resina per interni ed esterni e si trova ad Adelfia. Io ho ben tre magliette da regalare del nostro sponsor e le regalerò a chi indovina il proverbio. Quindi siete pronti? Signora, certo. Allora, vediamo chi è più bravo. Mi legga il proverbio. Questo è difficile però. Ben fa niente. Allora. O cor da gat. O cor da gat. Puntini, puntini, puntini. Per alzata di mano, chissà come continua questo proverbio. Per alzata di mano è bellissimo. O cor da gat. Al cuore che canta. La pace. Canta, il cuore che canta è allegro. È corretta? Un altro, perché questo è troppo difficile. Allora, questo è troppo difficile, però com'è? Come va avanti? Ancora cagante, la poche non ce l'ha, non ci manca. Ecco, ecco, quasi, dai, quasi. Peschiamone un altro, ce l'abbiamo pronto! Le mie ballette questa sera. Come va questo proverbio? Ciao, allora, teniamo conto che i proverbi sono di 40 anni fa, perché ora non esistono più. Sì. Quindi teniamoceli cari e tanto di cappello a tutti. Comunque i poeti vernacoli. Ma come fa il proverbio, signora? Ce lo dica. Cane che abbaia. Vai. Cane kayak. Ah, questo è facile. So quasi. Per alzata di mano, per alzata di mano. So quasi. E così rispondendo il caffè. Cane che abbaia non morde, dai, ha vinto. La nostra maglietta Futuresine va alla signora. Pescatene un altro, veloci, veloci, veloci. Quello cacchiato, non c'è muzzo qua. Però
ecco, poi non morde, è giusto, in italiano è giusto così. Abbiamo l'altro, vada, signora, venga, come fa questo proverbio? Leggi qua. Lo devo leggere io, ma non in dialetto. Cin, frec. Allora, procediamo. Non lo so dire, aiuto! Ci, uefrica, uvicine. No, signora, lei no, l'ha già fatto. Chi di voi? Chi di voi? No, signora, lei l'ha già fatto. Qualcun altro, alzi la mano. Qual è il mio paese? Come lo ripeta? Ci, uefrica, uvicine. Oh, come continua il proverbio? Ci, uefrica, uvicine. Iniziamo a muoverci. Venga, chi ha la risposta? Subito la mattina. È giusto? Presto la mattina. Eccola. Vabbè, la nostra seconda maglietta Burturesine, la vincitrice. Complimenti. Dai ora. Ancora? L'ultimo, perché abbiamo un'altra maglietta Burturesine. Lo devo indovinare io. Me lo legga lei. Dai, usazio. Non crede al digiuno. Digiuno! Vai, Rebecca! Io. Non crede al digiuno! Grazie, Filippo! L'ho vinta io, la maglietta Budresine! Grazie! Sì, io, grazie! Ci vediamo tra poco! Sì, lo sapevo, non me l'hanno suggerito! No, per niente! Va bene! Ci vediamo tra poco, grazie! Vabbè, diciamo che... è un dialetto che bene o male conosco, quindi alcuni termini potevo interpretarli prima. Sono le 23:03 e ci fermiamo, ultimo break pubblicitario e poi il gran finale di questa bella puntata di Io Resto al Sud. Restate con noi, pubblicità. My one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. Le 23:06, abbiamo il tempo per fare ancora un giro dei campi e poi andremo ai saluti. Partiamo dalla nostra Daniela e cerchiamo di capire come procede la sagra, la decima sagra del peperoncino a Ruffano. Daniela. Allora Filippo, noi siamo in questo momento in uno stand, posso dire, davvero allettante, perché parliamo di arrosticini, di carne preparata con la salsa, facciamola vedere, la salsa, ecco lì, al peperoncino. Questo è molto piccante? Molto, ma molto piccante. Il tuo nome? Guardiamo la telecamera, guardiamo perché ci stanno seguendo da casa, noi siamo in diretta. Il tuo nome? Sono Gino, quindi sono il titolare dello stand dell'arrosticino salentino. Salentino. Io vorrei avvicinarmi a te, ma finirei come anch'io come un arrosticino stasera. Sì, bella mia, sì, a quest'ora della notte sì, c'è questo rischio, ecco. Perfetto. Niente. La carne, voi preparate molta carne utilizzando anche il peperoncino, che è un elemento, diciamo, importante e fondamentale. Su quale carne particolarmente si usa? Noi stiamo usando il capicollo di maiale, quindi tutti arrosticini sia bombette, tant'è vero che non possiamo mostrare le bombette perché l'abbiamo finita. Alle 11 abbiamo finito le bombette. Meglio così. Sono andate a rubare. Appuntamento a domani. Va bene. Evviva, dai. E invece questi sono i classici arrosticini che conosciamo un po' tutti. Ecco, guarda come li preparano, come li servono. È davvero bellissimo, davvero. C'è tantissima gente. Guarda, Mimmo, io direi di inquadrare tutte queste persone che attendono con ansia il loro cartoccio di arrosticini. Lo attendiamo anche noi più tardi, perché ce l'hanno promesso. Con molto piacere, dicono. Perfetto. Ecco il sale, insomma, che dire, Filippo, questo è un momento molto bello, molto perché gustoso. Questa è una festa piena in ogni angolo di questa
molto gustoso, certo, e soprattutto ogni angolo di questa di questo piccolo paese c'è qualcosa da raccontare. Ovviamente parliamo di cucina, di piatti e anche sì, dello spettacolo che abbiamo visto poco fa di questi cantanti bravissimi. Quindi è bellissimo, devo dire la verità. Dall'altra parte possiamo vedere e inquadrare Mimmo, perché abbiamo la Puccia Artigianale Salentina, ci sono altri stand. Noi cerchiamo qua di vincolarci tra tanta gente, non è assolutamente facile. Immagino. Come puoi vedere, alla destra ci sono i mariachi che stanno anche loro mangiando e ci salutano, insomma, sono stati carinissimi all'inizio del loro bellissimo... Ecco, un saluto. Grazie, purtroppo li abbiamo beccati in questo momento, stanno anche loro in un momento di break. Allora, Daniela è un momento di break per loro. Dato che il prossimo poi sarà l'ultimo collegamento, organizza con i mariachi una bella chiusura, sì, eh? Sì. Va bene? Perfetto, allora... Ci vediamo tra perfetto, poco. Assolutamente. A tra poco. Io cercherò di uscire da questa trappola. Con calma. Con calma. Grazie, Daniela. Francesco Cutro con un ospite. Andiamo subito a Filiano, in Basilicata. Francesco, a te. Sì, Filippo, noi siamo al laboratorio di formaggio e vino. È proprio in conclusione questo secondo laboratorio, sta parlando il presidente dell'AIS, l'Associazione Italiana Sommelier di Basilicata. In questo momento ero curioso di sentire la risposta a una domanda di un ospite che stava chiedendo al presidente in questo momento se perché sul pesce è preferibile il vino bianco, mentre ad esempio sui formaggi è preferibile il vino rosso. Eccolo qui, noi adesso lo abbiamo in diretta, presidente. Ecco, buonasera, stavamo riportando la domanda che ha fatto adesso uno degli ospiti. Perché si dice che casomai sui cibi a base di pesce è preferibile il vino bianco, mentre invece su un formaggio stagionato, come nel caso specifico del pecorino di Filiano, è preferibile un vino rosso? Non ci sono mai delle regole fisse, però ovviamente ci sono delle norme, che voglio dire, delle sensazioni gustative che vanno abbinate. Il vino bianco con il pesce serve perché spesso il pesce ha una certa grassezza. Il vino bianco ha una sua freschezza, una sua sapidità, serve a sgrassare. Però stavamo dicendo che non va sempre detto così. Certo, su una spigola bella al sale non ci vado a mettere un super aglianico, però se in quel caso mangio un caciucco, una zuppa di pesce, beh, un vino rosso più importante lascio stare. Così sta. Quindi regole fisse non ce ne sono mai, il gusto è sempre, però qualche elemento che possa suggerire come abbinare bene il cibo e il piatto, esaltare il cibo e il vino, ci sono. Filippo, io volevo approfittare di questa occasione. Presidente, possiamo descrivere, chiaramente sappiamo che anche tra i vari aglianici ognuno è diverso da loro, ma la peculiarità guarda di quello che colore, è il vino principe della colore, Basilicata. Stavamo adesso raccontando proprio la bellezza dell'aglianico. L'aglianico ha una caratteristica fondamentale, oltre ad essere un grande vino di grandissima qualità. La sua carta vincente è la longevità. Ha questa capacità di vivere tanto tempo, può essere conservato per tantissimi anni. Questo perché? Perché è un vino che nasce in un posto unico, irripetibile, che è il Vulture, cioè un vulcano spento dove abbiamo suoli vulcanici ricchi di sali minerali, di componenti diciamo molto particolari, per cui rendono il vino predisposto a un invecchiamento in cantina. È un vino che ha una grande potenza ed è un vino tra l'altro che deve essere lavorato molto bene, abbiamo dei produttori bravissimi perché ha una carica tannica importante, quindi qua significa che i produttori del Vulture devono essere ancora più bravi rispetto ai produttori di altre parti d'Italia perché devono rendere il vino piacevole come effettivamente è. Come si abbina questo vino sul pecorino di Filiano? È un abbinamento classico e perfetto perché questo vino va benissimo con i formaggi stagionati quali i nostri, il pecorino di Filiano, ma i formaggi stagionati in generale perché servono a stoppare la sapidità, la grassezza di questo vino. Quindi è un abbinamento non solo per tradizione ma che ha un suo perché anche da un punto di vista gustativo. Ringraziamo il presidente dell'Associazione Italiana Sommelier di Basilicata. Filippo, ti restituisco la linea, poi ci vediamo per i saluti. Mi mandate un attimo, Daniela, questa macchina in onda? No, giusto per far vedere cosa sta combinando. Non sa di... Oddio! No, rientriamo. Andiamo da Rebecca. Era solo... Entra, ok. Ti stavamo spiando. Andiamo da Rebecca, a te, Rebecca. Povera Daniela.
Allora, vediamo che cosa c'è su questi banconi. Noi facciamo una carrellata con tutte le immagini dei prodotti di Campagna Amica, prodotti che sono ovviamente prodotti in Puglia, scusate il gioco di parole, la ripetizione, e che mi colpisce anche il fatto sono attenti al prezzo, quindi vediamo prezzo amico, perché sono prodotti di qualità ma che comunque vogliono invogliare in qualche modo il cliente ad acquistarli e non spaventarlo. Quindi andiamo avanti, c'è la frutta, ci sono i funghi cardoncelli, i pomodori secchi, le melanzane sott'olio, ovviamente la pasta che è un prodotto tipico con il grano fatto qui, e poi andiamo avanti nel vedere tutta la frutta che c'è di fronte a noi. Tutti stanno acquistando, quest'ora è bello, di solito in piazza si va la mattina, invece questa è una serata speciale. Continuiamo sino ad arrivare poi alle verdure, ai pomodori e a tutti questi prodotti che poi noi mangiamo costantemente sulle nostre tavole, quindi è bello sapere che possiamo acquistarli in un posto dove sappiamo da dove provengono, sappiamo che la qualità è alta, sappiamo che è un frutto del nostro territorio e il prezzo ci viene anche incontro. Ma la festa non finisce qui, perché seguiteci, vi avevamo detto che c'era la musica c'è, la gente balla e il gruppo folcloristico che voglio presentarvi è sul palco. Ed è un mix di musica etnica e musica popolare. Buonasera, si balla! Loro sono gli Accipiter, quelli che vedremo sul gruppo. Un gruppo musicale etnofolk che si propone di portare in giro spettacoli in cui le musiche tradizionali del sud vengono contaminate da influenze più moderne e poi anche da brani propri. Ci avviciniamo un po' per volta, perché vedete che il ritmo travolgente ha creato un cerchio. Permesso. Permesso, sì, permesso. A Cipiter, giusto? Questo è il nome del gruppo, ricordo. A Cipiter. Grazie. A Cipicchia. Siamo, ricordo gli amici che ci stanno seguendo in questo momento da casa, siamo a Sant'Eramo. Io vorrei far notare, purtroppo sono astemia, però vorrei farlo vedere, che cos'è? Questo si chiama, è uno strumento, si chiama Uyashkarit e contiene il vino. Noi lo usiamo nella nostra festa popolare, il maggio di Acettura. Mostrami come si usa, per favore. Non una persona. Su lui che gentilmente si presterà, perché io sono in missione, non posso. Ecco, va, vai. Ma guarda un po' qua. È buono? Buonissimo. Okay. Meno male, perché questa responsabilità poi, grazie. È davvero il caso di dire è la festa continua, Grazie Rebecca, ci vediamo per i saluti. Ci vediamo tra un minuto. Tra poco torneremo a Sant'Eramo per completare questo collegamento con la bella festa contadina in corso. Andiamo a salutare ora invece Daniela Guastamacchia a Ruffano. Daniela, a te. Eccomi Filippo, sì, siamo in chiusura in questo momento, insomma volevo chiudere con questa bellissima cornice di peperoncini in compagnia di questa bellissima ragazza. Il tuo nome? Giorgia, buonasera. Giorgia, io vedo che state dando dei crostini, state offrendo dei crostini con del peperoncino e insomma alla fine questo peperoncino fa bene? Va bene? Ma certo che sì che fa bene, come no, peperoncino piccante, tutto salentino, il maro. È vero, eh. Questo com'è? Questo peperoncino com'è? Lo posso far assaggiare il mio operatore? Ma certo che sì, devi. Non mi sviene anche lui stasera, no? Ma no, abbiamo due lavorazioni, peperoncino salentino piccante tagliato a rondella e poi invece di qua sulla sinistra un patè bomba spalmabile. Tutto di nostra coltivazione e produzione, senza conservanti e tutto molto naturale, ottimo. Perfetto. Ma la signorina Giorgia che dirti, non è salentina, Filippo? Ora ci daremo la pazza gioia. Ma sei salentina veramente? Sì, perché? No, avevano qualche dubbio dallo studio. Va bene. E dimmi, che cadenza? No, mi sembrava spagnoleggiante. Va bene, sì, è Iberica. Salentina doc. Va bene, benissimo, grazie. Ok, Iberica.
Grazie. Grazie a te, grazie a chi ci guarda tutte le sere. Che dirti? Ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti e buon Maro. Buon Maro. Buon Maro. Grazie. Buon Maro, certo. Grazie a voi, Daniela, poi parteciperai domani invece. Grazie Filippo, grazie. Domani partecipa alla gara del peperoncino lì, chissà. Chissà, potresti vincere. Assolutamente sì, guarda, ma io mi sento già vincitrice di questa gara. Bene. Faccio provare anche a Mimmo un po' di peperoncino. Prepariamo per domani. Mimmo è il nostro cameraman, giusto per gli amici che seguono da casa. Grazie Daniela, buon rientro. Grazie per averci raccontato da Ruffano la decima sagra del peperoncino. E andiamo ora a Filiano invece a salutare Francesco Cutro, che ci ha raccontato questa sera questa bellissima sagra del formaggio pecorino e dei prodotti lattiero-caseari, 49esima edizione da Filiano. A te, Francesco. Filippo, o chiediamo di accorciare un po' gli eventi di queste sagre o allunghiamo Io Resto al Sud per la prossima stagione, perché noi purtroppo non siamo riusciti qui da Filiano a farvi vedere anche l'ultimo laboratorio e a farvi entrare anche un po' nel vivo della sagra che continuava anche nel paese. Ma è stato davvero interessante però poter sfruttare questa occasione dei laboratori anche per dare ai nostri telespettatori qualche informazione in più sulle eccellenze lucane, partendo proprio dal pecorino e dei prodotti caseari di questa zona. Io concludo quest'altra diretta, sono stato chiaramente felicissimo di poter ricondividere un'altra serata insieme a voi. Chiaramente la carovana di Io Resto al Sud continuerà ancora nelle prossime settimane e magari speriamo di rincontrarci nuovamente sempre qui dalla terra di Basilicata. Grazie Francesco, grazie a te che ce la racconti sempre in modo puntuale la terra di Basilicata, la Lucania, con tutti i suoi eventi. Grazie, buon rientro e buon tutto. Andiamo ora invece a salutare Rebecca, sempre in quel di Sant'Eramo. Rebecca. Vediamo una visuale diversa per chiudere il nostro appuntamento di oggi. Siamo sul palco, ad un passo da noi la band degli Accipiter e dietro di noi il pubblico che festeggia questo sabato sera. Grande festa a Sant'Eramo con la musica ora degli Accipiter, questo gruppo che alterna, come diceva la nostra Rebecca, queste armonie, queste atmosfere folk abbinate a quelle etniche e dà vita a dei brani molto, molto coinvolgenti, molto particolari. Ce ne ascoltiamo ancora per qualche secondo, intanto ringrazio Rebecca, grazie a te, ci vediamo alla prossima. Tra poco sta per scoppiare, eccoli coriandoli. Eccoci, salutiamo così e con questo lancio di coriandoli possiamo dire che è davvero tutto. Grazie a Rebecca, grazie agli Accipiter, a tutti gli amici di Sant'Eramo, agli amici delle carrozze che abbiamo visto nella parte iniziale della trasmissione. Abbiamo terminato anche per questa sera, è stata davvero una bella cavalcata, visto che stiamo parlando di carrozze, restiamo in tema, una bella cavalcata tra questi tre eventi, tra l'evento di Filiano, la sagra dei formaggi, poi il peperoncino raccontato dalla nostra Daniela Guastamacchia e la festa contadina di Sant'Eramo. Ma altri eventi vi racconteremo anche nella prossima settimana. La prossima settimana ci sarà anche una sorpresa, però non posso anticiparvi nulla. Voi restate sempre sintonizzati su Antenna Sud e scoprirete evidentemente tante, tante novità. Bene, io vi ringrazio, ringrazio tutto lo staff tecnico di Antenna Sud che ha prodotto questa trasmissione, sia i cameraman in esterna, ma sia la nostra regia qui a Bari. Restate sempre con noi di Antenna. Domani è domenica, quindi ci saranno tanti appuntamenti sportivi da seguire. Non perdeteli assolutamente. Grazie ancora a tutti voi, buon sabato notte e diciamo anche buona domenica. Grazie a tutti, alla prossima.
motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah, she is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there.